Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano da remoto e un saluto carissimo a Irene Piazzoni che è con noi questa sera. Il quarto incontro del ciclo Milano nella storia, un lungo ciclo in realtà che si sta sviluppando da tempo e che spero tantissimo che riusciremo, assieme al Dipartimento di Studi Storici della Statale di Milano, a portare ancora avanti, perché si è rivelato davvero fecondo, fecondo di spunti, di stimoli, un elemento che ha contribuito, fra l'altro, devo dire, ho anche constatato il successo vivo del pubblico negli ultimi incontri, quindi insomma è proprio un percorso che sta decollando e spero davvero che riusciamo a dargli continuità. L'anima di questi incontri è sempre stato Ivano Granata, che però non vediamo con noi per problemi tecnici, però spero di fargli arrivare ugualmente il nostro saluto in questo momento, poi lo raggiungeremo, spero che lui ci possa raggiungere ulteriormente, ma intanto siamo con noi con Irene, che nel frattempo Irene poi è subentrata nel ruolo di responsabilità anche della conduzione di questo ciclo, mi sembra. Vuol dire che però Ivano Granata è responsabile scientifico. Lo so, difatti l'avrei precisato immediatamente, però insomma il fatto che entrambi partecipate a questa operazione è una cosa che mi fa, come dire, vivissimamente piacere. E veniamo all'incontro di questa sera. Questa sera è una lezione che in realtà è la continuazione di un'altra lezione che aveva fatto un anno fa, Irene, lezione che ci aveva interessato tantissimo sulle origini del sistema televisivo a Milano, insomma ci aveva dato uno squarcio di grandissimo interesse e siccome si era interrotto negli anni 70 è venuta spontanea la domanda, ma Irene, non possiamo interromperci qui. Subito dopo sono successe a Milano proprio cose enormi nel sistema televisivo che hanno avuto ripercussioni nella vita di tutto il paese, decisive. Insomma, è giusto che ci mettiamo la testa e con grande generosità Irene si è offerta di continuare questo ragionamento e quest'anno ragioneremo su 2 decenni davvero, in questo caso l'aggettivo che uso forse l'aggettivo, però insomma lo si usa rare volte in storia, ma 2 anni, 2 decenni fatidici per la storia della televisione, per la storia d'Italia, legate alla storia televisiva, sono quelli in cui si è formato un potentissimo monopolio privato nel sistema televisivo con tutte le ripercussioni che questo ha avuto nella storia del paese. Come questo è potuto accadere, qual è stata la dinamica, era inevitabile, insomma sono domande veramente gigantesche che si intravedono dietro gli argomenti che affronterà questa sera Irene e francamente sono davvero molto 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 interessato e penso con me anche i nostri ascoltatori a capire di cosa stiamo parlando, come sono andate le cose. Un argomento, sottolineo e ripeto, davvero di enorme rilevanza per quanto riguarda la storia dell'Italia contemporanea. Cara Irene, a te la parola per entrare nel merito. Aggiungo solo una cosa, però è mio dovere. Ricordo questo libro di Irene, Storia della televisione in Italia, dentro il quale questi argomenti erano già ben affrontati e siccome mi è stato generosamente regalato da Irene, devo dire, l'ho letto, tenuto da parte e mi ripromettevo di farlo vedere in occasione di questo appuntamento. A te la parola, Irene. Grazie, grazie fin d'ora per l'attenzione. L'argomento non è tra i più semplici, devo dirvi. E non so se arriverò ad affrontare gli anni Ottanta davvero, forse ci vorrà una terza puntata, ma sicuramente arriveremo al cuore del problema. Sì, quindi, però, insomma, mi preme indagare la genesi, insomma, perché altrimenti si capisce poco di questi processi. E vorrei esordire leggendovi un passo tratto da un intervento di Antonio Manca, da non confondersi con Enrico Manca. Antonio Manca era comunque iscritto al Partito Socialista, era membro della segreteria nazionale dell'ARCI, responsabile nell'ARCI del Dipartimento delle Comunicazioni di Massa. È un intervento comparso sull'Avanti nel gennaio del 78. Scrive Manca: è in atto un colossale processo di adattamento dell'industria culturale alle nuove realtà del mercato. Si è ben delineato il piano che prevede contemporaneamente il controllo completo del settore editoriale, anche nelle zone tradizionalmente trascurate, come l'editoria scolastica ed il recente sorprendentemente Pingue Filone,
dei piccoli quotidiani di provincia e la conquista del nuovo terreno di confronto, la radiotelevisione. Questo è un passaggio che, a mio avviso, ci colloca nella prospettiva più opportuna quando parliamo della nascita delle televisioni private a Milano. Vale a dire, il processo di radicale trasformazione che il sistema televisivo conosce tra i primi anni 70 e i primi anni 80, proprio questo, diciamo, decennio centrale, va inserito, e non dobbiamo mai dimenticarcelo, anche se non potrò parlare di altro, va inserito nel quadro proprio di un altrettanto radicale mutamento, di una radicale metamorfosi anche abbastanza veloce di tutto il sistema dell'editoria, quindi quella libraria, quella della carta stampata, soprattutto quotidiana, quella radiofonica. Quindi è proprio un terremoto complessivo che cambia tutta la geografia dei media, cambia gli equilibri all'interno di questa geografia e cambia i rapporti tra il mondo politico e gli editori. Non potrò parlare naturalmente di tutto, ma bisogna ricordarsi sempre che il fenomeno della televisione va inserito in questo quadro più generale. Diciamo subito, che è bene dirlo, che questi, diciamo, queste non sono dinamiche che interessano esclusivamente l'Italia, perché sono evidenti anche denunciate in altri paesi europei, negli Stati Uniti per esempio anche per l'editoria libraria. Però l'Italia si distingue, un vero laboratorio in questo senso, si distingue senza dubbio sia per la scala del fenomeno, soprattutto guardando l'esplosione della radio private e delle televisioni private, e si distingue direi anche per il modo in cui è stato governato questo processo, o meglio non governato, come vedremo. Le cause di questa esuberanza sono numerose, complesse, alcune di portata internazionale, alcune invece legate alla realtà italiana. Alcune sono di natura economico-finanziaria, l'aumento del costo del denaro, delle materie prime, del lavoro, l'inflazione, la riconversione industriale, ma anche i nuovi orientamenti degli investimenti e, ancora più importante, proprio il nuovo orientamento della domanda pubblicitaria, che come vedremo è al cuore del problema, no? È alla radice del problema. E poi ci sono problemi di cause di natura sociale e di natura politica, per esempio le spinte per una, dal basso, per una diretta partecipazione dei cittadini al discorso pubblico non mediata dai tradizionali soggetti, partiti politici, chiesa, patronati, eccetera, oppure i tentativi di spostare il baricentro politico del paese negli anni che seguono il 68. Naturalmente abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, no? Avrete notato che in quel passaggio di Antonio Manca in realtà non c'è un soggetto, no? Cioè chi è il colpevole, neanche un complemento d'agente, no? La lingua italiana consente molto, no? Questi ambiguità, non si sa mai chi è il soggetto, chi è che, qual è il piano, no? Il piano che prevede, chi sono queste forze motrici? Ecco, allora, i partiti di sinistra, e osserviamolo, qua c'è il Partito Socialista, siamo nel gennaio del 78, presto le cose cambieranno, però fino a quel momento, più o meno, anche il Partito Socialista tra le forze di sinistra, tra i partiti di sinistra tendevano a parlare di forze capitalistiche, spesso di destra, cioè capitali che si spostavano in direzione del controllo di alcune centraline dell'informazione e della comunicazione, denunciando quindi un salto di scala rispetto ai tradizionali legami forti, naturalmente, tra industria e stampa quotidiana. Ma qui c'era un salto di qualità che veniva giustamente denunciato. Le cose in realtà erano un po' più complesse. Questo passaggio però ci fa capire sia gli schematismi che talora viziavano un po' l'analisi, sia la sensazione di un accerchiamento, di un attacco che era radicata nei partiti di sinistra. Ma tutto sommato gli esiti erano davanti agli occhi di tutti. E quali erano questi esiti? Il configurarsi delle concentrazioni, parlando proprio anche di editoria in generale, il configurarsi da frammentazione, e la frammentazione va sempre a braccetto con le concentrazioni, l'affermarsi di soggetti nuovi e una perdita di potere della mano pubblica a fronte di un protagonismo dei soggetti privati nel contesto del progressivo prevalere delle tendenze neoliberiste, che sono anche prima di essere tendenze diciamo di politica economica, sono tendenze
che riguardano il pensiero, sono tendenze ideologiche. Per quanto riguarda la televisione, pochi dati servono a ricordare la rivoluzione che avviene in 10 anni, pochissimi. All'inizio degli anni 70 i canali televisivi sono 2, il primo e il secondo canale RAI, controllati dal governo e non dal Parlamento, in regime di monopolio. In alcune zone del nord del paese si intercettano i canali in italiano della Svizzera e della Jugoslavia, quindi la televisione della Svizzera italiana e Telecapodistria. 10 anni dopo abbiamo 3 canali RAI controllati dal Parlamento, di cui uno il terzo regionale, una miriade di emittenti private locali, stiamo parlando di circa 3.330 radio e di 680 canali televisivi, ben 4 network nazionali in gestazione o già nati, Canale 5 di Berlusconi, Rete 4 di Mondadori, Italia 1 di Rusconi, prima rete indipendente, PIN, di Rizzoli, e poi una televisione che è italiana, ma era nata non in Italia, ma che ormai è italiana, Telemonte Carlo. E questo poi è un panorama ancora in evoluzione che di lì a poco ridefinirà ulteriormente il suo assetto con la liquidazione della prima rete indipendente di Rizzoli, coinvolta nel fallimento della Rizzoli, e la nascita nell'84, come diceva giustamente Ferruccio, di un polo televisivo che a quel punto ha un monopolio, no? Del privato, quando Berlusconi acquisterà prima Italia 1 da Rusconi e poi Rete 4 da Mondadori. Questo è il quadro, così l'abbiamo chiaro. Quali sono le tappe che conducono proprio questo nuovo panorama e qual è il ruolo di Milano in questo processo? Allora, tenendo conto anche della legislazione in materia, che è sempre in costante evoluzione, potremmo individuare 4 tappe. La prima, un po' semplificando, la prima va dal 72 al 74. 72-74 succedono 2 cose. Prima sono installati da società private in alcune zone della penisola ripetitori che consentono di ripetere il segnale di emittenti, quelle che abbiamo prima detto, cioè la televisione della Svizzera italiana e Telecapodistria, anche in Italia. Da che cosa sono mosse questi, perché lo fanno? Per molti motivi. Per esempio, perché in Italia ancora la televisione a colori non c'è, e invece non c'è perché è stato ritardato, e queste società si muovono anche, diciamo, sostenute dai produttori di televisione a colori. In Italia il mercato è bloccato, questo, e per tanti altri motivi, a proprio imprenditoriali, e questo è un fenomeno importantissimo, adesso vedremo poi quali saranno i risultati. Nascono, sempre tra il 72 e il 74, le TV via cavo, che utilizzano la tecnologia del cavo, quindi il filo. Entrambe queste iniziative, i ripetitori e le TV a cavo, sono fuori legge in questo momento, 72-74. Sono fuori legge e poi si applica lo schema che vedremo sarà applicato sempre. Sono fuori legge, i ripetitori ingiungono di eliminare i ripetitori e di eliminare le televisioni via cavo, questi fanno appello alla Corte Costituzionale, è sempre questo lo schema. E la Corte Costituzionale risponde. E cosa risponde? Risponde con 2 sentenze storiche nel luglio del 74, la 225 e la 226. E cosa fanno queste sentenze? Liberalizzano l'una e l'altra iniziativa. La 225 consente la ripetizione del segnale di televisione straniera in Italia, attenzione, purché non trasmettano pubblicità. La 226 liberalizza il via cavo. Attenzione, il via cavo. Il via cavo era, come dire, era tipico di televisioni squisitamente locali, perché il cavo consentiva un utilizzo su scala abbastanza ridotta, soprattutto era una scala quantificabile, perché sapeva benissimo dove arrivava il cavo. E quindi via cavo. Questa è la prima fase. La seconda fase è quella del 74-76, anni in cui, visto che non si può fare una televisione nazionale in Italia, perché ancora il monopolio detenuto dalla RAI, si tenta di fare una televisione nazionale commerciale fuori dai confini dell'Italia. E vedremo che Milano sarà protagonista di questo tentativo con Telemonte Carlo e TV Malta. Ci torniamo fra poco. Nel frattempo, sempre tra 64 e 76, iniziano a nascere tante emittenti radiofoniche e televisive
via etere, cioè che abbandonano il cavo e trasmettono via etere che per il momento è fuori legge. E qui arriviamo alla terza fase, che è il 76-78, e che parte con un'altra sentenza della Corte Costituzionale, la 202 del luglio del 76. Questa sentenza dà il via libera alle emittenti locali via etere, sia radiofoniche sia televisive, che si moltiplicano a quel punto. Tutti passano all'etere, anche quelli che erano via cavo passano all'etere. Vedremo anche, lo fa anche Berlusconi, da Televinaro via cavo a Telemilano. Quindi perché? Ma perché l'etere era senza dubbio più consentiva di ampliare il raggio di diffusione del segnale. L'etere consentiva le interconnessioni, l'etere insomma dava una bella, come dire, apertura dal punto di vista proprio, come dire, anche tecnico, no? Cioè per motivi anche tecnici. E qui nasce il problema, la questione fondamentale. Mentre nel caso delle TV via cavo era facile quantificare, quindi contare gli utenti, come si fa a delimitare i confini dell'etere? È molto più complicato, anche perché l'interconnessione consentiva potenzialmente di raggiungere tutti con il via etere. Quindi quel locale, mentre era chiaro, cioè il limite locale, mentre era chiaro nella sentenza per le TV via cavo, è molto più, dire, ambigua per le televisioni via etere. Infine c'è l'ultima tappa, quella tra il 78 e l'82, fase in cui si consuma il tentativo riuscitissimo di fare la televisione commerciale per l'Italia nazionale, aggregando tante TV locali via etere per trasformarle appunto in una rete che ripetesse il segnale di una sola, ma su una zona ampia. Ampia, quanto ampia? Non certo locale, cioè regionale, potenzialmente nazionale. Vale qui la pena ricordare, così che finiamo e arriviamo poi appunto a quello che diceva Ferruccio, che questa operazione, cioè di aggregare, interconnettere, trasmettere nello stesso momento con le videocassette la stessa trasmissione, era illegale, fuori dalla legge. Questo è fondamentale, cioè erano tutti fuori legge. Naturalmente in attesa, come solito schema, di una che la Corte Costituzionale sanasse, come era già accaduto prima. Questa operazione è consueta ma fuori legge, almeno fino al famoso decreto legge del gennaio 1985, nella sua seconda versione, che viene promulgato appunto nel momento del primo governo Craxi, che finirà per consentire, ma temporaneamente, 6 mesi, poi saranno altri 6 mesi, poi sarà un anno e poi si disperderà, a chi già quella operazione la pratica. Chi è che già quell'operazione la pratica in quel momento? Siamo nel gennaio 1985, quell'operazione, cioè di interconnettere tutto su scala nazionale nello stesso momento, in quel momento la sta praticando soltanto colui il quale si è ha già comperato due network televisivi e ne ha 3, quindi la Fininvest. E questo schema verrà sanato, diciamo, definitivamente sancito dalla legge Mammì del 1990. Io penso che così capirete chiara la cosa. Il ruolo di Milano. Le televisioni private, abbiamo visto, nascono ovunque, in tutta la penisola negli anni 60, non nascono solo a Milano, ma a Milano la questione è diversa. Milano, balza agli occhi la peculiarità di Milano, non tanto per il numero delle sigle che nascono a Milano, quanto per ragioni direi strutturali, perché Milano è l'epicentro, motore imprenditoriale e politico, e su questo tornerò alla fine, di quel fenomeno. Primo, a Milano si fa strada, e lo vedremo subito ora, prima della nascita di quei network che nascono tutti 78, 79, 80, prima, siamo nel 75, 76, nasce un modello nazionale e non locale di emittente privata, un modello alternativo alla RAI, capace di spezzarne il monopolio de facto prima che de iure. E qual è?
Questo modello è il modello di Tele Monte Carlo e lo vedremo subito adesso. Non solo, a Milano si fa subito chiaro il nesso tra televisione privata e pubblicità. Come dicevo, il tema della pubblicità è il cuore, la radice, no, del fenomeno delle private, la domanda, la pressione della domanda pubblicitaria, che la RAI bloccava, la RAI aveva carosello, la RAI consentiva a pochissime grandi aziende di fare pubblicità televisiva, ma quello era un momento in cui tantissime aziende premevano per la pubblicità televisiva. E questo è il problema, cioè quando si parla di mercato si parla soprattutto di questo fenomeno, appunto la pubblicità si voleva fare in televisione, ecco, perché si era capito che quello, no, l'ascolto televisivo era gradito, infatti così sarebbe stato, sarebbe rivelato al pubblico italiano, e quindi bisognava fare pubblicità in televisione, e la RAI bloccava questo ingresso, e quindi questo è il cuore del sistema. E a Milano è subito chiaro questo nesso. A Milano hanno sede tutte le grandi concessionarie pubblicitarie che scommettono sulle televisioni private, la Manzoni, la GRT, la Giuliano Re, la SPE. Questo è tutto un settore che purtroppo è stato poco studiato e su cui invece bisognerebbe ritornare, perché la televisione privata a Milano, nazionale, a Milano, la fanno le concessionarie pubblicitarie, poi ci sono gli editori, eccetera, ma sempre insieme alle concessionarie pubblicitarie, queste grandi concessionarie pubblicitarie. Concessionarie pubblicitarie che non sono neutre, neutrali politicamente, perché poi si muovono cercando sempre i padrini. Terzo, a Milano sono presenti le forze imprenditoriali, non solo quelle, non solo di concessionarie pubblicitarie, da cui parte con la spinta proprio al passaggio dalla dimensione locale alla dimensione nazionale. Forze che provengono dall'editoria libraria periodica, Mondadori, Rizzoli, Rusconi, ma anche da altri settori che con l'editoria non c'entrano, con Berlusconi che è un costruttore, ma come altre figure, no, che fanno la televisione privata in quegli anni, che sono imprenditori e non editori inizialmente. E poi è a Milano che il nuovo sistema lascia subito intravedere questi confini labilissimi tra obiettivi imprenditoriali e implicazioni politiche, che a volte si intrecciano strettamente e che è difficile proprio districare, bisogna sempre distinguere caso per caso. E a proposito di implicazioni politiche, e qua tornerò nell'ultima parte del mio discorso, a Milano si gioca la partita politica sulle sorti del sistema televisivo italiano. Tele Monte Carlo. Tele Monte Carlo inizialmente è la costola in lingua italiana di Tele Monte Carlo, della TV monegasca. Tele Monte Carlo italiana, in italiano, insomma si parla in italiano, è una società con capitale prevalentemente franco-monegasco, ma tra gli azionisti di riferimento c'è un'agenzia pubblicitaria milanese importantissima che è la Opus Proclama. L'Opus Proclama è una leader nella reclame cinematografica ed è di proprietà di Oscar Maestro. Oscar Maestro che è proprietario anche di un'altra grande società di pubblicità che è editoriale, che fa pubblicità sulla stampa, che è la SPE, con sede a Milano. Tra l'altro Oscar Maestro, molto, diciamo, fanfaniano, che ora dopo l'uscita di scena politica di Fanfani dopo la sconfitta nella campagna del referendum sul divorzio, cerca un altro padrino, no? Ecco, e lo troverà dico subito a chi. L'esordio di Tele Monte Carlo è nell'agosto del 74, prenotare la coincidenza. Nel luglio del 74 c'è stata la sentenza, nell'agosto del 74 nasce Tele Monte Carlo, cioè inizia le trasmissioni. All'inizio si vede solo nella zona di confine, poi però una serie di ripetitori nel 75 e poi nel 76 ampliano il segnale fino a che nel 76 è raggiunta il centro e Roma. Nel gennaio del 76 il giornale nuovo diretto da Indro Montanelli, nato nel giugno del 74, annuncia un accordo siglato con Tele Monte Carlo. È un momento delicato della storia del paese, molto delicato. Il 7 gennaio si è conclusa l'esperienza del quarto governo Moro, che di fatto chiude la legislatura, di lì a poco si formerà un governo elettorale, sempre guidato da Moro, che porterà il paese alle elezioni cruciali del giugno del 76, e quindi un momento particolare, molto importante, così come, non dimentichiamolo,
è stata nel 75 promulgata la legge di riforma della RAI, e questo ha fatto in modo che i comunisti siano entrati non nella cabina di comando, ma comunque nella commissione parlamentare di vigilanza. E quindi i comunisti sono, come dire, diventano un attore, no? All'interno della RAI, importantissimo. Dunque non può sfuggire questo disegno politico sotteso nell'accordo Telemonte Carlo Giornale, che è volto a orientare l'opinione pubblica in senso non solo anticomunista, ma contro il progetto della solidarietà nazionale. Quindi per spostare a destra il baricentro politico del paese. Quell'accordo, non a caso, ha un padrino politico che è la DC milanese, guidata da Massimo De Carolis, esponente della destra del partito, capogruppo al Consiglio Comunale, leader del movimento Maggioranza Silenziosa, gambizzato dalle Brigate Rosse nel maggio del 75, che sarà eletto deputato nel 76, sarà riconfermato nel 79, nelle elezioni del 79, e poi espulso dopo il ritrovamento del suo nome tra gli affiliati della loggia P2. Da quel momento il giornale curerà i servizi telegiornalistici di Telemonte Carlo, notiziario, commenti fatti del giorno, ci sono Bettiza, Cervi, Caputo, no? Quindi le grandi firme del giornale, c'è il programma elettorale Faccia a Faccia, eccetera, eccetera. Naturalmente Telemonte Carlo è una televisione non politica, nel senso che Telemonte Carlo è una televisione nata per fare i quattrini, con la pubblicità, però gli fa piacere avere un bel padrino politico in Indro Montanelli, Indro Montanelli che diventa il paladino della televisione privata in questa fase. Ricordiamolo, la pubblicità, Telemonte Carlo non potrebbe fare pubblicità, perché l'abbiamo detto, purché non trasmettano pubblicità, ma lo fa lo stesso. Esplode in Parlamento e sui giornali una campagna di stampa che è capitanata dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, che in questo ancora sono alleati, e dalla Repubblica di Eugenio Scalfari, che è nata appunto nel 76, e su questo punto, no? Cioè, Telemonte Carlo è fuori legge dalla pubblicità. Il ministro delle Poste, che è in quel momento Vittorino Colombo, dice: come si fa a oscurare la pubblicità? Ci sono questioni tecniche, questioni giuridiche, e insomma la questione quindi va avanti in questo modo. Ecco, però quello che è importante dire è che qui in questo momento nasce la televisione privata nazionale. Siamo nel 75-76 a Milano. La prima strada tentata da chi vuole superare la dimensione locale della televisione a cavo, comunque appunto la dimensione locale, è solo straniero, tant'è vero che negli stessi mesi Angelo Rizzoli, grande editore, cioè, che ha appena comprato il Corriere della Sera dai Crespi, nell'estate del 76 tenta a sua volta la strada della televisione privata fuori dall'Italia, per l'Italia, cercando di costruire il progetto di TV Malta, facendo un accordo con Malta, che non andrà in porto, ma è significativo di un indirizzo. Cioè, chi vuole fare televisione nazionale in quel momento, per l'Italia, lo deve fare dall'estero. Il progetto non è, però è significativo. Le vicende di Telemonte Carlo e di TV Malta fanno da battistrada e non sono senza conseguenze. Primo, portano la questione della fisionomia del nuovo sistema televisivo italiano al centro del dibattito politico di quegli anni. Una battaglia politica, una grande battaglia politica. Secondo, la campagna a tambur battente a favore della privata, dell'emittenza privata, che è sinonimo di libertà, il giornale di Indro Montanelli in questi anni imbastisce, irrobustisce in una parte dell'opinione pubblica il favore nei confronti delle televisioni private, che sono viste come alternative alla RAI. RAI brutta e cattiva, cioè inizia un processo di delegittimazione della RAI da destra, quando in genere la delegittimazione della RAI è arrivata sempre dai comunisti, che non erano mai entrati, diciamo, nella gestione della RAI storicamente, e invece adesso la delegittimazione viene da destra. E sappiamo benissimo che quel processo darà i suoi frutti negli anni Ottanta, quando appunto la RAI sarà identificata come il potere, diciamo, no, dei partiti, no? Mentre invece la televisione privata era l'espressione della libertà della società civile, no? Questo è un messaggio che passa molto bene all'inizio degli anni Ottanta, e nell'84,
posto del decreto che poi verrà alla fine definitivamente siglato nel gennaio dell'85, la campagna che si scatena in quel momento è su questo sostanzialmente, no? La televisione privata è bella, è sinonimo di libertà, è gratis, la televisione invece, la RAI, è brutta, è cattiva, sinonimo di partitocrazia e in più non è gratis, no? È uno schema, ma inizia ora questa campagna, inizia 10 anni prima, non è una campagna, inizia con così in quel momento ed è Montanelli che la sostiene. E quindi questo è un passaggio importante. La formula inaugurata dal Giornale Nuovo, poi, è un altro interessante punto questo, è seguita da altre testate, perché questa è una cosa che nessuno nessuno ricorda e pochi sanno. Altre testate quotidiane fanno accordi con le televisioni in quegli anni. Il Corriere della Sera fa un accordo con TV Malta, non va in porto, ma in teoria il Corriere della Sera dovrebbe curare i servizi giornalistici di TV Malta. Il Corriere di Informazione fa lo stesso per Telealto Milanese. Il Giorno fa lo stesso per Antenna 3. Il Cittadino di Monza fa lo stesso per Teleradio Monza Brianza. Non decolla, ma poteva anche decollare, un progetto che coinvolgerebbe la redazione milanese della Repubblica e Telenord. E la Repubblica era un pezzo di Mondadori. Allora, appoggiarsi a redazioni già in essere naturalmente era comodo per queste emittenti, no? Perché era meno costoso. D'altra parte era chiaro che però per queste emittenti appoggiarsi a un giornale significava anche dotarsi di uno strumento di pressione sull'opinione pubblica, eh? E quindi sull'opinione pubblica e sui partiti, o meglio, sulle diverse anime dei partiti che in quel momento stavano iniziando a lavorare su una nuova legge per le televisioni ed era dunque importante, no? Su cui era importante fare leva. Da parte degli editori invece dei giornali, in un momento, come si sa, di grande crisi per la carta stampata, gli anni 70 sono anni di crisi profonda della stampa quotidiana, gli orizzonti guardavano l'orizzonte televisivo come una probabile via d'uscita. Anche qui una prospettiva articolata, una prospettiva imprenditoriale. Cioè è possibile, le televisioni possono essere per i giornali possibile terreno di espansione alla ricerca di nuove risorse pubblicitarie. Ma c'era anche una prospettiva editoriale. Le televisioni potevano essere una diversa declinazione di contenuti che anziché passare attraverso la parola scritta passavano anche attraverso la più seducente formula audiovisiva. Questo è un grande tema degli anni 70, la parola scritta è finita, bisogna votarsi tutti, no? All'audiovisivo. E poi c'era anche una prospettiva politica, no? Come le televisioni erano anche per i giornali un possibile strumento di influenza sui lettori e sul sistema politico. E quindi, vedete, la formula, il giornale Telemonte Carlo fa da modello anche per queste sinergie che iniziano proprio adesso a prodursi. Chi sono coloro i quali a Milano promuovono le televisioni locali? Ne abbiamo citate prima qualcuno. Allora, sembra che siano una quindicina le televisioni locali a Milano e provincia nel 78, all'inizio del 78, quindi fine 77, inizio 78. Tra l'altro, proprio adesso, 77-78, proprio inizio 78, una ricerca svolta dalla Promo Service rivela già quanta fortuna godano queste televisioni private. Sembra che il 60% della popolazione milanese guardi queste televisioni private. Cioè che ormai, quindi, le televisioni private, siamo all'inizio del 78, siano un ascolto consueto, abitudinale da parte del 60% dei milanesi. Chi sono questi che fanno le televisioni private? Diciamo tre categorie. La prima sono piccoli imprenditori interessati al business delle televisioni. La storia di alcuni di loro è difficile da ricostruire, alcuni però hanno lasciato tracce e ci sono realtà che si affermano. Per esempio, tutte queste televisioni, qua si dovrebbe aprire un grande discorso che però non faccio in tempo a fare, anche perché poi il tempo scorre, giocavano sul fatto di puntare su un'offerta che era super alternativa alla RAI, no? Quindi pura evasione, cronaca spicciola, tono confidenziale, programmi caserecci, giochi a premi, film, programmi osè, spogliarelli, palinsesto notturno, importantissimo, dirette con partecipazione al pubblico, uso del telefono, tanto sport locale.
In quel momento è una grande sorpresa, cioè in quel momento è interessante guardare che cosa erano queste televisioni, la notte, chi, cioè, a un certo punto si spegneva la televisione perché non c'era più niente, invece improvvisamente c'erano programmi sempre, no? Quindi una grande scorpacciata che si prende gratis, che si dava in quel momento. Allora, queste televisioni che insomma si puntavano su questa offerta erano per esempio Telealto Milanese, Busto Arsizio, 74, fondata da Giuseppe Mancini e Renzo Villa, poi Renzo Villa si separerà, in cui lavora Enzo Tortora, oppure Antenna 3, fondata nel 77, dallo stesso Tortora e con Renzo Villa, quando questo rompe il sodalizio con Mancini, Tele Lombardia, nata nel 75, che si afferma nel 77, tra l'altro in Tele Lombardia è molto finanziata, generosamente finanziata da una società in cui spicca il nome dell'avvocato Vittorio Dietrich, allora membro del Consiglio Provinciale in quota Democrazia Cristiana. C'è la Telenord di Guelfo Marcucci, c'è la televisione commerciale italiana di Stefano Bargawa, che poi sarà TV Globo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono i piccoli imprenditori. Ci sono le forze politiche locali. Allora, che le forze politiche locali è molto interessante perché talora sono implicate in queste imprese, no? Diverse, talora invece si muovono a moto proprio. Pensiamo per esempio a TVM 66, nata nel 77 su iniziativa del braccio destro del ministro delle poste e comunicazioni Vittorino Colombo, che è uno dei maggiori sostenitori della televisione privata. Questa televisione TV 67 nasce fondata da Marcello Di Tondo. Marcello Di Tondo allora è responsabile regionale dei servizi audiovisivi della Democrazia Cristiana, ma non dimentichiamo che presto troverà casa nella Fininvest, perché Marcello Di Tondo poi diventerà un collaboratore di Berlusconi e sarà amministratore delegato di Canale 5, di Publitalia, di Rete Italia. Ecco, questa televisione è una televisione cattolica, una televisione cattolica sostenuta anche da imprenditori lombardi ma anche piemontesi. Che quindi è un'operazione quindi politica sostanzialmente, oltre che imprenditoriale, ma anche il Partito Comunista, lo sappiamo benissimo, qualcuno di voi avrà qualche ricordo in merito, si muove su quel fronte, perché il Partito Comunista è favorevole alle televisioni locali, ecco, e si dota di alcune televisioni locali, tra cui Teleradio Milano 2, nel 1980 il Partito Comunista ha una più o meno controlla una ventina di emittenti nella penisola e che danno poi forma alla NET, nuova emittenza televisiva, che sarà un'iniziativa anche di Walter Veltroni. Poi a quel brome interessa arrivare, così che andiamo verso diciamo il nostro orizzonte, sono gli editori, cioè gli editori e Silvio Berlusconi. Perché qui questi sono sì importanti, perché ad interessarsi al settore televisivo sono soprattutto importantissimi, sono molto importanti gli editori. I media editori, pensiamo alle edizioni paoline, che sono gli editori di Famiglia Cristiana, per intenderci, che nel 1976 danno vita a Telenova, e quindi a tutta la storia della televisione legata alle edizioni paoline, legata naturalmente alla Curia, anche questo che poi insomma, diventerà un punto di riferimento. Pensiamo ma anche a Alberto Peruzzo, che è un altro editore milanese, medio piccolo, ma tutto sommato in certi settori anche importanti, che nel 77 vara Milano TV. Milano TV, sapete da chi è diretta? È diretta da Paolo Romani. Paolo Romani, la futura Rete A, che cercherà di convincere Peruzzo a fare il salto di qualità nazionale, ma non ci riuscirà. E quindi quella televisione rimarrà, diciamo, su scala più ridotta. Tutti si muovono comunque in una direzione ben precisa, che è quella di aggregare, no? Ecco, anche questi tentano, ma chi ci riesce sono i grandi editori, quegli editori di periodici molto affermati, che sono Rizzoli, Rusconi e Mondadori. Rizzoli archiviata la forma di TV Malta, che non gli è riuscita, nel 78 acquista Telealto Milanese, poi acquista tre emittenti e costituisce il circuito PIN, prima rete indipendente, nel dicembre 1980, e poi produce programmi, si lega a una concessionaria pubblicitaria che era la GRT, e quindi inizia a dare vita al suo network.
e degli Orusconi a via Antenna Nord nell'autunno del 76, presto gli affianca Quinta Rete a Roma, Canale 48 Firenze e inizia ad edificare Italia 1. Mondadori, Bara, Audio Visual per la produzione di contenuti audiovisivi nel 77, chi è che dirige Audio Visual? Pierottone, che è stato appena licenziato da Rizzoli, dal Corriere della Sera, e quindi si dedica agli audiovisivi, alla Mondadori dal 77. E Mondadori, anche muovendosi un po' da pachiderma nel settore in questo settore, un po' con cautela, si appoggia alla concessionaria GPE e insieme alla concessionaria di GPE iniziano a produrre programmi televisivi con incorporata la pubblicità. Progetto 1 e Progetto 80, che sono delle reti di emittenti che iniziano poi a edificare quella che sarà Rete 4. Attenzione però, pare evidente che questi editori si muovono in questo settore o con prudenza o a passi graduali, come Rusconi e Mondadori, che attendono una legge di regolamentazione, soprattutto Mondadori, Formenton, no? Cioè attende una legge di regolamentazione, attende quella legge che non arriva. E così Rusconi, che si muove in maniera prudente. Oppure, come Rizzoli, muovendosi, diciamo, cercando di forzare la mano, in modo un po' imprudente, in modo un po' maldestro, Angelo Rizzoli cerca di sfondare, così come aveva fatto con TV Malta, ora lo fa aggregando insieme a PIN. E qual è la sua provocazione? La sua provocazione è quella, appena nasce Italia 1, di proporre il primo telegiornale nazionale. Il primo telegiornale nazionale, che è un telegiornale strano, un telegiornale diverso, condotto da Maurizio Costanzo, che si chiama Contatto. Quello è una provocazione palese di Rizzoli, no? Che pensa in questo modo di fare quello che avevano fatto tutti gli altri, cioè io provoco, mi diranno di chiudere, io faccio appello alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale mi dirà di sì. No, questo non avviene, perché la Corte Costituzionale dice di no a Rizzoli. Nel 1981, luglio 1981, giunge una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 141, che dice di no. No, nel senso che non si può fare la televisione così nazionale, no? Perché in quel momento solo la RAI ha il monopolio. Quindi a Rizzoli la Corte Costituzionale dice sì. Tra l'altro, nel luglio 1981, la Corte Costituzionale in questa sentenza dice, cerca di invita tutto il sistema politico, tutti i partiti politici ad arrivare a una legge di regolamentazione, cosa che invece, come abbiamo visto, non ci sarà. Dopodiché però il PIN sarà spazzata via dai debiti di Rizzoli, dallo scandalo della loggia P2 e quindi verrà liquidata. Rusconi e Mondadori però non avranno tanta fortuna, perché muovendosi con cautela hanno intanto perso tanto tempo prezioso, come sarà chiaro quando vareranno Italia 1 e Rete 4. Italia 1 e Rete 4 nascono nel gennaio 1982. A quella data Canale 5 è già una realtà consolidata. E veniamo appunto a Berlusconi e alla sua ascesa. Berlusconi, dopo l'esperienza molto circoscritta della televisione di quartiere e via cavo della sua Milano 2, attenzione, televisione che tra l'altro, se non ricordo male, era stata anche fondata da un rappresentante del Partito Repubblicano qui a Milano, che era Properzi, tra l'altro, comunque era un'esperienza molto circoscritta quella della TV Milano via cavo, dopo quell'esperienza passa all'Etere. Passa all'Etere però cercando di fare ricerche di mercato, fare ricerche negli Stati Uniti, e passa all'Etere con un grossissimo investimento di 2 miliardi, che allora erano molti, sostenuto dalla Fininvest, che era la finanziaria del Nord. Grazie a questo finanziamento, nell'autunno del 77, si lancia Tele Milano, un lancio in grande stile, filosofia, si dice, di Tele Milano è curata, attenzione, da Stefano Lodi. Stefano Lodi era un ex del Mulino e un ex della Fondazione Agnelli, che studia molto bene all'inizio questa televisione, lavorando molto sullo specifico televisivo,
Cioè, tutto quello che non faceva la RAI bisognava farlo. Quindi c'è proprio un lavoro su questa televisione. E soprattutto si lavora appunto un'identità riconoscibile e soprattutto si acquistano tanti, tanti, tanti film, tanti, 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 tanti programmi, tantissimi, quando ancora questi film e questi programmi costano poco. Quindi poi costeranno tantissimo. Quindi non è un caso che Telemilano riesca a imporsi molto presto a Milano e in Lombardia, presto riuscirà a espandersi. Un'esperienza preziosa, un vantaggio prezioso su quelli che saranno i concorrenti, gli editori che partono appunto in ritardo. Nel gennaio del 1980 è presentata alla stampa la prima puntata di Sogni nel cassetto, conduttore uno dei volti storici della RAI, Mike Bongiorno. Michele Serra partecipa a quella conferenza stampa, che ha luogo, racconta sulle pagine dell'Unità, nei faraonici studi di Telemilano, purissimo stile Brianza Style, in un clima di trionfale revanchismo meneghino-danaroso. Dopo il discorso di Mike Bongiorno, una sorta di, dice Serra, esegesi del liberalismo herziano, ecco il quiz. Il quale, dice Serra, non è altro che una riedizione della preistorica Fiera dei Sogni che ogni spettatore sopra i 90 anni ricorderà di aver visto sugli schermi della Bieca Rai. Allora, è chiaro che ha ragione, no, Serra, però capisce bene che tutto quello invece, come dire, è ben costruito perché naturalmente c'erano tutti gli ingredienti essenziali della filosofia, no, dell'impresa di Berlusconi che sostiene l'operazione, quindi la familiarità, i sogni del cassetto, del sapore nazional popolare, del quiz, no, che garantisce l'abbraccio con il grosso del pubblico, la legittimazione che viene da un volto storico della RAI, ma soprattutto, cioè, quello che dispiace a Serra piace molto agli altri. E che cos'è che piace molto agli altri? Il privato è bello, quel liberalismo herziano che Serra non apprezza, è invece molto apprezzato. E quindi il privato è bello perché è segnale di, è sinonimo di indipendenza, intraprendenza, libertà e appunto antipartocrazia, eccetera, 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 eccetera. Senza contare l'intuizione fondamentale, di cui giustamente Berlusconi potrà menar vanto, quando dirà: abbiamo capito prima degli altri che il mercato italiano offriva un'occasione irripetibile, quella di demolire lo storico steccato che divideva le imprese dalla pubblicità televisiva, intendendo per steccato il monopolio della RAI, appunto, come vi dicevo prima, che impediva questo assetto. E infatti Publitalia nasce integrata all'impresa televisiva, quando gli altri editori, invece, si appoggiavano a società esterne. Questo è un altro fondamentale intuizione, cioè, invece in questo caso c'era proprio un'integrazione tra impresa televisiva e impresa pubblicitaria. Quindi è una costola della Fininvest a gestire la pubblicità direttamente, tra l'altro in modi completamente nuovi. Le strategie di Publitalia, che inaugura Publitalia, sono strategie di raccolta della pubblicità inedite per il tempo, per conquistarsi quei clienti interessati alla pubblicità televisiva, ma digiuni dei meccanismi della pubblicità televisiva e anche incerti sui risultati. Addirittura si diceva: se non avrete risultati vi restituiremo i soldi, questo per catturare insomma questi imprenditori che magari un po' spaventati, insomma, ecco. E l'altra cosa importantissima, come dicevo prima, era aver acquisito tanti programmi attraverso Rete Italia, altra costola della Fininvest, per acquistarli prima degli altri. Questo costituirà un patrimonio. Non dimentichiamo che però, e qui arriviamo al cuore della faccenda, che è la questione politica, che Berlusconi a quella data è anche editore, perché a quella data, nel 74, ha comprato una quota del giornale di Montanelli e nel 79 è diventato consigliere di maggioranza del giornale di Montanelli. Nel 77 tra i finanziatori del Sabato, vicino a Comunione e Liberazione. Quindi vedete, nello schema è questo: abilità imprenditoriale che procura profitti, allargamento del raggio d'azione che porta un outsider come lui a contattare sfere di influenza finanziaria e politiche, diversificazione delle attività imprenditoriali in strumenti che costituiscono strumenti appunto di contrattazione con il potere politico, quindi l'editoria stampata, editoria audiovisiva.
Attenzione però, bisogna stare attenti perché quello che però dice Berlusconi è interessante. Cioè lui dice, io ho comprato le azioni del giornale perché di fronte allo spostamento di sinistra di alcune testate nazionali la classe imprenditoriale stava a guardare. Quindi lui ha già un chiaro disegno, cioè è molto limpido il suo disegno politico fin dal 74. E sposa praticamente l'idea Montanelli, l'idea già dalla linea Montanelli. Non solo, nel 77 Berlusconi auspica un ritorno all'alleanza DC-PSI, sogna l'emergere di una classe politica senza cadaveri nell'armadio, le mani pulite, poche idee ma chiare, capace di farsi capire dalla gente, ed è disposto a impegnarsi a favore di queste nuove forze. Come? Lui lo dice bene, non con il giornale, ma con la televisione, e c'è un passaggio significativo. Con una TV, dice, che non rifletterà le stesse posizioni del giornale, ma avrà un contenuto molto più positivo e meno angosciante. Questo è un passaggio fondamentale, perché aveva benissimo capito quando tutti si stavano concentrando sul problema di un'influenza diretta attraverso l'informazione, tutta la classe politica del tempo e tirata proprio da quello, l'informazione, controllare i gangli di potere, l'informazione, le cariche. Berlusconi, sì, ha comprato il giornale, un po' di quote del giornale, ma non gli interessa quello, gli interessa un contenuto positivo e non angosciante da far passare alla sua televisione. Infatti, la televisione di Berlusconi non avranno il telegiornale, ricordiamolo. Quindi non c'è un'influenza dell'opinione pubblica attraverso l'informazione, c'è un'influenza dell'opinione pubblica attraverso altri canali, altre modalità molto, molto diverse, e questo è un passaggio interessante. E qui veniamo alla fine, e mi avvio alla conclusione con l'ultima parte, proprio breve, che però è importante, che riguarda la partita politica che si gioca a Milano. Allora, a Milano c'erano i sostenitori e i, come in Italia, e i detrattori della televisione private. Allora, tra i sostenitori del sistema dei privati, diciamolo privati, cioè sistema misto, chiaro, ma sistema privati, c'erano, abbiamo visto, Indro Montanelli, c'erano Marcello Di Tondo, c'erano Massimo De Caroli, se l'abbiamo capito. Però, attenzione, c'era dietro, tra i sostenitori, c'è Vittorino Colombo. Vittorino Colombo è in questi anni il ministro delle poste di due governi, l'Andreotti 3, 76-78, e l'Andreotti 5, 79, marzo 79, agosto 79. In mezzo c'è Gullotti, nel momento in cui il PC è un po' più forte. Vittorino Colombo è a favore delle televisioni private ed è una figura molto importante, un autentico self-made man, operaio a 14 anni, partecipa alla Resistenza, si laurea in economia e commercio alla Cattolica, scala attraverso l'impegno nelle ACLI i vertici della DC come esponente della cosiddetta sinistra sociale, si occupa di commercio, si occupa di sanità, negli anni 70 ricopre più volte la carica di ministro, appunto, in questo, prima del commercio, poi delle telecomunicazioni negli anni 70, e appunto sposa la causa del sistema misto. E attenzione, quindi quando parliamo di democrazia cristiana che appoggia le tribù private, parliamo della destra, ma parliamo anche di questa democrazia cristiana, quella della sinistra sociale rappresentata da Colombo. Ma non dimentichiamo, i giornali milanesi erano tutti a favore delle private. Qualcuno lo era in maniera un pochino più, dire, meno clamorosa, meno provocatoria. In fondo anche Ottone, col suo Corriere, diciamo, auspica una soluzione all'inglese, cioè con una televisione privata, come la televisione, la Independent Television, appunto in Gran Bretagna, che era una televisione appunto privata, nata addirittura nel 55. Sul versante dei difensori, non del monopolio tout court, ma di un sistema in cui la RAI mantenga centralità, ci sono i comunisti. I comunisti che sono diventati appena i sostenitori della RAI, forte, decentrata, e sono a favore delle televisioni locali, ma non dei privati commerciali, e lotteranno strenuamente, forse anche in modo controproducente. Politicamente va anche ricordato che in quegli anni il PC sconta il continuo gioco di accomodamenti e di equilibrismi, in cui è imprigionato proprio negli anni del compromesso storico,
E quando la definizione dell'oligopolio tanto temuto arriverà, e arriverà proprio a Milano tra 82 e 84, il Partito Comunista si troverà in una posizione molto più marginale rispetto a pochi anni prima, quando qualcosa poteva contare. Il Partito Socialista, e qui arriviamo, diciamo, alla conclusione del mio discorso. Allora, il Partito Socialista sostiene la medesima linea del comunista, del Partito Comunista, ma è chiaro che si tratta di un alleato molto inquieto e molto vulnerabile, cioè timoroso di essere lasciato ai margini, visto il compromesso storico, anche ai margini all'interno della RAI. E quindi il Partito Socialista è alla ricerca di una posizione che lo ricollochi al centro della scena politica, cosa che arriverà con l'avvento alla segreteria di Bettino Craxi. Da quel momento l'ago della bilancia, il soggetto quindi che si rivela determinante nella partita sulle private, è senza dubbio il Partito Socialista di Craxi e di Claudio Martelli. Quindi il Partito Socialista milanese, che proprio sul tema televisivo balza agli onori della cronaca nel novembre del 1978, con un convegno, informazione e potere, che ha preparato con grande cura Claudio Martelli. Con grande cura posso dirvi anche teorica. E quel convegno Martelli giunge con una proposta che è quella di affiancare le tre reti RAI una televisione privata, locale, nazionale, con la pubblicità detta al profitto, in cui convergano tutti, diciamo, di quelli che sono interessati a questa televisione privata. Allora, in quel momento la proposta di Martelli è l'unica che possa scavalcare il già in essere, perché gli altri in realtà non hanno avanzato proposte, se non di difesa ad oltranza di un sistema che si sta sbriciolando sotto i colpi, diciamo, di queste iniziative che vi ho raccontato finora. E quindi è una proposta su cui si può ragionare. Non è detto che avesse le gambe per camminare, perché molti privati già non sono mica tanto d'accordo nell'essere tutti insieme appassionatamente in una televisione privata, quando già, in realtà hanno già scelto la concorrenza. Quindi, insomma, però il sistema politico è il sistema politico, cioè il sistema politico significa accordi di partito, significa proposte di legge, significa votare le proposte di legge, significa avere una maggioranza su queste proposte di legge e votarle. In realtà contro la proposta di Craxi e di Martelli saranno tutti, sarà la Democrazia Cristiana, che probabilmente a quel punto ha già detto in buona parte no, meglio tante private, in buona parte, non tutta, in parte, e sono d'accordo, non sono d'accordo i comunisti. I comunisti saranno molto aspri contro questa proposta, diranno appunto che accuseranno il Partito Socialista di cancellare, questo è un passaggio del discorso parlamentare di Elio Quercioli, che era responsabile per il PC del settore informazione, di cancellare in quel modo 50 anni di pensiero marxista e liberale, addirittura dice. La proposta di Martelli dà un colpo, dice Percioli, non solo a un'alleanza delle sinistre, ma anche ad uno schieramento democratico riformatore. Quindi c'è proprio una chiusura del Partito Comunista, siamo alla fine del 78, si sta aprendo il 79 e l'unica proposta in quel momento che abbia qualche possibilità, come dire, di scavalcare il già in essere viene bocciata completamente. Attenzione, il Partito Socialista di Craxi non è che, come dire, si sveglia in quel momento a favore delle televisioni private. Perché? Perché se qualcuno di voi ricorda la lezione che ho tenuto a proposito di televisione negli anni 50, il Partito Socialista milanese aveva già sostenuto la causa delle televisioni private. Il Partito Socialista l'aveva già sostenuto proprio a Milano, nei tempi, se ricorderete, 56-58 del progetto poi abortito dell'emittente milanese Televisione Libera. Attenzione, la questione del privato. Allora, è molto complessa questo snodo, no? In realtà le proposte per una sistemazione del sistema televisivo italiano non erano venute soltanto da destra,
no? Cioè dal giornale di Montanelli o dalla destra democristiana, le proposte per un sistema, per la libertà d'antenna, in realtà erano venute da tutta la sinistra democratica, cioè erano venute dall'Espresso di Eugenio Scalfari, cioè, che tra l'altro erano tra il gennaio e il febbraio del 72, quando Eugenio Scalfari pubblica quella serie di articoli, no? Il cui slogan è libertà, libera antenna e libero Stato, è deputato socialista, cioè deputato ed è entrato nel gruppo socialista. Cioè, c'è tutto, come dire, un lavoro che viene fatto ma che viene ignorato, no? E siamo nel 72, ecco. Quindi il partito di Martelli e Craxi, il partito socialista, quindi il partito milanese, non fa che recuperare quelle istanze, cioè di una sistemazione, diciamo, un sistema misto. Ma appunto questa proposta viene completamente lasciata a cadere. Cioè, è il 1979, il 1979 si apre con tutti i problemi sul tappeto, le elezioni politiche aprono una nuova stagione, lo sappiamo bene, il Partito Comunista vede contrarsi i suoi voti, continua a mancare un accordo tra i partiti per la sistemazione del sistema che dia regole prima che le regole dettino la sistemazione dell'assetti, tanto che alla fine i veri vincitori di quella partita in cui Milano è epicentro, di cui Milano è stato epicentro, saranno i fattori della politica di appeasement nei confronti dei privati, e che poi alla fine si tradurrà in un tacito via libera senza regole, cosa che puntualmente avverrà favorendo appunto quella concorrenza selvaggia e senza regolamentazione antitrust, favorendo quindi il soggetto che si è mosso, l'abbiamo visto, per primo e con più abilità, prima che si muovessero gli altri. Ricordo poi, per concludere, che il ministro Remo Gaspari proporrà nell'81 ci sarà un'altra proposta di legge sulla regolamentazione delle private per limitare a uno le licenze televisive per soggetto, cosa auspicabilissima, no? Uno basta. Bene, quella proposta di Remo Gaspari sarà a sua volta bocciata, in primis dal Partito Comunista, che lo accusa di legittimare i network esistenti. Però intanto poi cosa avviene? Avviene che nel 1982, nel gennaio del 1982, nasce appunto Rete 4, nasce Italia 1, già c'è Canale 5, già dopo pochi mesi la televisione di Rusconi, Italia 1, è in difficoltà. Nell'estate del 1982, alla fine, Rusconi vende a Berlusconi, Berlusconi riesce a catturare con un sistema di ingegneria finanziaria Italia 1, prima che su Italia 1 metta le mani Mondadori, non sia mai. Quindi nell'83, all'inizio dell'83, Berlusconi ha due reti, Mondadori una, e poi si scatena quella guerra feroce, quella concorrenza tra l'83 e i primi mesi dell'84 che dissangua letteralmente la Mondadori. La dissangua a tal punto che poi sarà obbligata a vendere a Berlusconi la rete nell'estate del 1984, quindi quando si forma quel oligopolio del privato e poi che sarà poi duopolio, che davvero cambia a quel punto non soltanto gli equilibri nel sistema dei media, cambierà gli equilibri del sistema politico. E si è già ben visto, forse l'avete intuito da quello che ho detto qua e là, che è negli anni 70 che proprio su questo terreno della televisione, su questo terreno della regolamentazione dell'assetto televisivo, inizia a delinearsi lo schema di alleanze politiche future, cioè quindi da una parte la destra democristiana e il Partito Socialista con la segreteria di Craxi, dall'altra la sinistra della Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Vale la pena anche ricordare che il famoso
decreto legge dell'85 del gennaio del 1985 riesce a passare in Parlamento grazie agli appoggi del Movimento Sociale Italiano, riesce a passare in Parlamento anche grazie a una sostanziale, diciamo, accordo del Partito Comunista, a cui viene promesso il controllo di Rai 3, il controllo della rete regionale decentrata, controllo che poi il Partito Comunista incasserà poco tempo dopo, insomma. E con questo io avrei finito la mia lezione. Spero che tutto sia stato abbastanza chiaro. Ferruccio, è stato chiaro? Ti faccio complimenti vivissimi. Devo dirti, man mano che ti ascoltavo, ero sorpreso di me stesso per il fatto che in qualche modo avessi cancellato dalla mia testa tutta quella fase tumultuosa, preparatoria, che negli anni 70 ha preparato, come dire, tutto ciò che si è condensato nei primi anni 80. È davvero stato interessantissimo quello che tu hai fatto. Mi ha permesso anche di riflettere, capire meglio su alcune delle spinte profonde che hanno spinto poi in questa direzione e che sono state cavalcate con grande abilità da Berlusconi, ma in realtà da un blocco politico-culturale che si stava lentamente formando, quindi può essere letta anche come il momento in cui si è condensato un sistema di alleanze, soprattutto hai fatto capire bene, alleanze culturali soprattutto, il nodo di idee, poi il potere materiale, politico, ha strutturato, ha, come dire, messo i contorni intorno a questa cosa, ma è stato un elemento proprio di scontro culturale molto profondo che ha spinto in questa direzione. Devo dirti, l'hai ricostruito con grande precisione, mi ha fatto molto piacere, l'ho visto mentre lo disegnavi. Mi sono perso davvero cose che non potevo però mettere troppa carne al fuoco. Questi sono anni anche molto ambigui, cioè quando nascono le televisioni private via cavo, il fenomeno è letto da molti come un fenomeno di grande partecipazione dal basso dei cittadini. Certo, io posso dire, ricordo tutta la vicenda delle radio private, che era secondaria rispetto a questo, però da quel punto di vista, se tu la inserisci dentro in questo ragionamento, allora cogli anche il modo come venne letto, esplosione di libertà, qualcosa che rompeva il controllo dei partiti sul sistema della comunicazione, e tu, insomma, le correnti che hanno spinto queste sono state molto tempi, poi in anni molto veloci, cioè in anni molto segmentati. Molto sperimentati, in cui appunto è come se ci fosse una grande spinta della società civile da una parte, e adesso volevo aggiungere anche una piccola cosa a margine, della società civile da una parte, dall'altra spinte economiche, no? Come hai detto tu, e qualcuno capace di catturarle, cioè capace di, no? A proposito delle televisioni, quanto le radio non sono naturalmente trascurabili, non potevo parlare oggi a Renzi di vero. No, ma l'ho inserito perché in qualche modo è quello che più mi è venuto in mente, ecco, della mia. Allora ero ragazzo, ma partecipavo tumultuosamente a quelle vicende, e ricordo tutta la tensione che ci fu sulle radio, le cose che mettono, anche le speranze che suscitarono. Si mescolarono in questi primi anni 70 quelle ragioni, che erano ragioni appunto politiche di partecipazione, ha ragioni invece squisitamente appunto imprenditoriali, illecite, però forse questo non aiutò a comprendere immediatamente il fenomeno, che era anche imprenditoriale, no? Non era soltanto politico e partecipativo. Quindi questa è un'altra cosa. La cosa che volevo aggiungere, se mi consenti, è che effettivamente c'era però da parte della società italiana del tempo una grande spinta libertaria che usciva un po' dagli schemi politici. Cioè, quello è un fenomeno che riguarda gli anni 70, no? Cioè c'è una spinta libertaria che è una spinta individuale e individualista. È il momento dei nuovi bisogni, è il momento dei nuovi soggetti, delle donne, dei giovani, è il momento proprio anche dei bisogni, ripeto, individuali, i sentimenti, l'amore, il sesso.
Ecco, non voglio dire che le televisioni private cogliessero questo, eh. Dico solo che c'era una forte pressione per liberarsi da una tutela molto pressante sulla società da parte in Italia, eh. Sempre questa disposizione pedagogica, no? Che era stata propria dei grandi partiti di massa, della Chiesa Cattolica, della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista. Questa sorta di pulsione libertaria era un po' legata al tema dell'ascolto delle private. Cioè, qualcuno, mi ricordo, mi disse a proposito di private, ma insomma, finalmente si poteva vedere qualche donna nuda, no? Ah, finalmente, per intenderci, allora non vorrei essere fraintesa, no? Però effettivamente c'era anche un po' il desiderio di liberarsi da una forte tutela, cioè da parte di una società che si svincolava. Anche quello non fu un fenomeno ben decrittato dalla classe politica. Io ho letto nei documenti del Partito Comunista, no? Che si possono leggere in quegli anni, che risalgono a quegli anni, si possono leggere il sito della Fondazione Gramsci, eccetera. Allora, c'è un'idea della società per falangi, come se fosse una società molto strutturata, no? Come se fosse una società antica, in un momento in cui stavano esplodendo gli schemi. La classe operaia si stava per, come dire, trasformare, anche l'imprenditoria si stava trasformando, il mondo del lavoro si stava trasformando. Quindi ci sono degli schemi con cui vengono letti i processi che portano anche all'ascolto delle private, perché diciamo c'è il problema, era anche quello. Queste private godevano di grandissimo, grandissimo, grandissimo favore. Quando si dice il mercato, si dice il mercato. Cioè, quello erano tutti liberi di prendere il telecomando, mi spiego? Anche quella per una componente che va presa in considerazione. Cioè, quando si parla di mercato si parla anche di questo, insomma. Quindi diciamo che è tutto molto complesso, ecco, questo volevo dire. Cioè, bisogna. Non è, beh, è complesso, però devo dirti, Irene, stai dando una chiave di lettura molto efficace, molto, 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 molto. E personalmente la sto trovando interessantissima, che mi permette di ripensare tanto a quegli anni. Tanto, una chiave, ovviamente, ci sono tante altre, però io tante volte ho riflettuto sull'ambiguità e la complessità delle spinte sociali che c'erano in corso allora. Che noi giovani leggevamo allora in modo molto unilaterale. Sì, c'era un Mi po'. ricordo, guarda, io adesso posso pensare quasi, mi ricordo che ebbi perfino l'ardire di polemizzare direttamente con Pasolini nel 75, poi nel 74, con le sue cose, ero ragazzino, e poi me la sono pentito amaramente. Perché. Su che cosa Beh, i polemizza? famosi articoli che fece su, che era questo l'oggetto suo, sull'ambiguità della spinta libertaria che c'era allora, insomma. E lui fece famosi articoli nel maggio-giugno 1974 su quello che accadeva tra i giovani, ingenuamente, dice, oh, sono tutti solo processi positivi, in realtà le cose sono molto più complesse, mescolate in modi diversi. Devo dire, la chiave di lettura che tu hai dato la trovo, vale la pena di continuare a riflettere seriamente. Preso, Irene, vediamo se c'è qualcuno per il pubblico. La prossima volta si potrà parlare in realtà di queste cose, cioè delle trasmissioni, perché sai, non abbiamo parlato di contenuti, ma in realtà è tutto molto interessante, È perché tutto poi, certo. certo, perché poi la televisione, quando io parlo, ho parlato velocemente di Italia 1, di Sì. Rete 4, parliamo di modelli anche diversi televisivi, non ho avuto Questo sarebbe ancora più interessante. Se tu hai studiato anche questo, allora ti stai già predisponendo per una terza lezione, perché questa però mi cambio per ascoltarla, devo dire, con ulteriore interesse, perché davvero mi sto affascinando, leggo che tu hai fatto. Adesso però, per quelli che ci stanno seguendo, vediamo se qualcuno ha voglia di farci le domande. Sai che devo sempre fare questa parte perché ci tengo tantissimo. Sentiamo. Bella domanda.
interessante perché in realtà noi stiamo vivendo in questo momento molto interessante, quello che molto pone interessante, sì. È estremamente interessante e apre veramente un capitolo enorme. È un po', ci ragionavo, ma in maniera un po' superficiale la sua domanda, in realtà ci costringerebbe a fare proprio un'analisi più profonda. Allora sì, certo, il fenomeno è un po' lo stesso, no? Cioè web libertario. Libertà, vi ricordate quando quante erano state le aspettative, no? che circondavano la nascita, no? Di questa rete, la rete come rete, la libertà, la libertà, la libertà. E poi si capisce bene che il problema, come diceva appunto Ferruccio, è sempre una questione di la realtà è ambigua, è una realtà ambigua. Quindi, dunque, la questione del populismo è una questione molto complessa, non è detto che sia legata sempre ai fenomeni. Cioè, nasce prima il contenuto o chi media? Cioè, è molto complicata la questione, quindi bisogna fare un'analisi molto, molto, molto lunga. Quello che però si può dire che quando è nato appunto la rete, sono state riposte nella rete aspettative libertarie che poi si sono rivelate velleitarie. Si è rivelato quello un modo molto semplicistico di guardare al fenomeno della rete. E quindi che ha liberato invece forze che sono in effetti sono andate in quella direzione. Devo studiare meglio la faccenda, però, cioè non si possono fare conclusioni affrettate. Diciamo che può essere questa una materia per una riflessione in merito, che non sia affrettata. Questa è la quarta lezione. È la quarta. Comunque questo si tratta chiaramente di un problema che è centrale e che naturalmente siamo appunto ci riguarda. Che però va, come dire, va studiato, ecco, va studiato senza dubbio, però è un intelligentissimo appunto, è una intelligentissima proposta di riflessione, insomma, ecco, un po' più distesa. Molto, molto, molto bene. Andiamo avanti. Come ho osservato, anche il PC salto tutto per mancanza di lei, non fu capito il mezzo. Ah, beh, dunque, allora, non fu capito il mezzo. Allora, dunque, il Partito Comunista ebbe sempre un ambiguo approccio al tema delle televisioni locali e fu molto diviso all'interno. Televisioni, facciamo o no la televisione locale? No? C'è un famoso sulla rinascita nel marzo, mi pare, del 1976, escono proprio due interventi che sono un po' ancipiti, no? Lanciarsi o non lanciarsi, appunto, cioè, quindi è già un'incertezza di fondo sull'uso del mezzo televisivo. E c'è anche, a mio avviso, una distanza tra la direzione del Partito Comunista e le istanze locali, cioè quelle appunto che invece volevano lanciarsi nella televisione locale, la vedevano invece come una chance, no? In Emilia-Romagna, a Milano, però questo è un fenomeno che fino al 1980 non viene, come dire, gestito a sufficienza. Quindi già si parte con un gap iniziale, cioè, come dire, non aver così compreso l'importanza di dotarsi di televisioni locali. All'interno del partito poi c'era qualcuno che non era a favore delle televisioni locali, per esempio Elio Quercioli diceva non è inutile, come dire, sono inutili, no? Bisogna pensare ad altro, le televisioni locali non vanno da nessuna parte, eh? E infatti così fu. Quando si iniziò quindi a mettere insieme la NET, in realtà era un po' tardi per influire con televisioni locali di quel tipo, non c'erano le risorse. Per alimentare un circuito serio di quel tipo, fare un passaggio di qualità dall'artigianale, diciamo, al professionale, occorrevano un sacco di denaro. Non è un caso, però, che il Partito Comunista, la televisione, l'abbia fatta molto bene, ma l'abbia fatta nella RAI, con la RAI 3, Urso e Guglielmo. E grande, e colui il quale, giovane dirigente, Veltroni, uscì da questa esperienza della NET, sostanzialmente fallimentare, fu tra i più attrezzati dirigenti, no? Anche forse perché giovane, e riuscì a condurre in porto quella impresa, cioè di prendersi Rai 3 sostanzialmente, e il progetto
di Veltroni di affidare a Guglielmi e Curzi quella, sappiamo benissimo, invece fu un progetto a tutt'altro che fallimentare. Quindi laddove il Partito Comunista non riuscì sul piano delle private locali, invece riuscì molto bene, parlando proprio di un progetto di televisione che è stato un modello che ancora adesso, no? Dà i suoi frutti, ci sono trasmissioni che sono state imitate, trasmissioni che durano da allora, un bellissimo modello di televisione che è affidato tra l'altro a un grande intellettuale come Guglielmi, molto attrezzato sulla questione appunto del linguaggio televisivo. E quindi diciamo che questa sensibilità fu recuperata negli anni Ottanta, si recuperò e quindi poi diede i suoi frutti colorati. Va detto anche, per concludere, sul Partito Comunista, che anche a livello teorico si iniziò a ragionare molto sui mezzi di comunicazione, guadagnare quel tempo perduto negli anni 60 su questi temi. Per esempio Giuseppe Vacca nel 1980 curò un volume collettaneo su questi temi, che fu il primo, diciamo, serio tentativo di analizzare i mezzi di comunicazione con uno sguardo aggiornato. E quindi c'è tutto, quindi il Partito Comunista si muove un po' in ritardo, ma si muove negli anni Ottanta, appunto, non sulle locali, però ecco. Non, effettivamente si può parlare di un sostanziale fallimento. Vediamo altre domande. Infatti che le due fatte sono interessantissime, due che sono arrivate. Tra l'altro centrali, nel senso centrali, che l'una e l'altra per ragioni diverse, ma davvero. Sì, per ragioni diverse sono due. Hanno sollevato entrambe due nodi decisivi della nostra riflessione. Vediamo se c'è qualcun altro, chiedo al nostro regista se è arrivata qualche altra domanda. Non ci sono altre domande, però io devo dirti, Irene, io insisto, l'ho trovato particolarmente stimolante questa lezione, come tu sai che poi sono molto concentrato sui populismi, su come sono costruite tutto, devo dire che mi ha dato materia di riflettere enormemente, ulteriormente, sulle radici di alcuni fenomeni che poi ci hanno letteralmente trasformato il sistema della vita pubblica nel nostro paese, e devo dire che tu ci aiuti a scavare sulle radici, come si è messo in moto questo fenomeno e anche su come potrà evolversi ulteriormente, perché mentre si ragiona di questo intravedi gli sviluppi che stanno avvenendo avanti, stanno andando in varie direzioni, insomma si può intravedere tante cose di grande interesse. Irene, se tu non vuoi aggiungere, se abbiamo un'altra domanda. L'editto bulgaro, beh, qui siamo in tempi recentissimi. Non direi che poi allora tutto quello che c'è stato negli anni la lasciamo davvero, perché sennò spalanca. Sì, qui siamo nella cronaca più contingente. Quello che però anche qui non è, se mi permetti, Ferruccio, un ultimo passaggio. Sì, ci mancherebbe. Però attenzione, l'editto bulgaro, benissimo. Allora, la questione è che quella non politica si è trasformata in politica allo stato puro, no? Allora, il problema dei populismi, semplifico molto, no? Nascono come sempre antipartitici e poi subito dopo si trasformano in qualcosa di sublimemente politico, no? Questo è fondamentale. Quindi quella osservazione che non è così, no? Cioè è interessante perché dimostra questo. Certo. Cioè, il populismo in realtà è appunto anche un'arma, no? Per catturare alcune sensibilità che sono sensibilità politiche nell'opinione pubblica, raccoglierle sotto la faces, cioè l'apparenza dell'antipolitico, no? E poi si vede che lo schema non cambia, si produce, no? una surplus politico, come dire, un patrimonio politico che subito si traduce in potere. Lo schema è sempre esattamente quello, no? Se non è. Quindi l'editto bulgaro, appunto, perché poi a un certo punto la carriera politica di Silvio Berlusconi, con la discesa in campo nel 94, appunto, fa ben capire qual è questa parabola, no? Ecco, con tutto ciò che segue. Ma il problema dell'uso della televisione è molto complesso. Secondo me, attenzione, la televisione non ha un potere
non ha potere e potenza se non c'è, come dire, un'opinione pubblica sotto, mi spiego? Tant'è vero che poi le televisioni di Berlusconi sono diventate abbastanza impotenti. Adesso sappiamo benissimo che Forza Italia ha diminuito notevolmente, no? Il suo, come dire, la sua, cioè, comunque, diciamo, il momento politico è sempre molto importante, è sempre fondamentale. Se, cioè, se non c'è un patrimonio elettorale, quindi un patrimonio di opinione pubblica, no? La televisione non può nulla. Mi sto spiegando? Ecco, cioè, viene prima la domanda, no? Di rappresentanza politica. La televisione riesce ad agire se c'è quel disegno sotto, e nel 94 non c'è la televisione che influenza l'opinione pubblica, c'è la televisione che cattura una sensibilità all'opinione pubblica. Quindi il patrimonio elettorale si traduce in patrimonio elettorale perché a un certo punto la morte della Democrazia Cristiana lascia libero un grande segmento. Quindi le cose sono molto complesse, come sempre, e quindi vanno valutate nella loro complessità. Bene, in realtà con questa conversazione tu hai aperto il terreno ad altre conversazioni che dovremmo fare, perché adesso non sto solo giocando con te, in realtà c'è una cosa molto seria, hai sollevato questioni talmente grosse, alcune hanno una coda di ricostruzione immediata, lo si intravede, insomma, cosa è accaduto, tante altre le hai sollevato stesso. Sarebbe interessantissimo scavare dentro questo linguaggio televisivo nuovo che è nato, i rapporti che ha avuto con l'opinione pubblica, il modo come ha continuato a strutturarlo, cosa invece è stato strutturato dalle spinte dell'opinione pubblica. Sono questioni davvero di enorme rilevanza e posso anche, se tu sei d'accordo, dire, siccome abbiamo ragionato io e te prima del fatto che questo ciclo continuerà, anche se questa è la quarta ultima di questo particolare ciclo. Che abbiamo detto, però la nostra condizione è che dovrà continuare. Penso che possiamo fin da adesso dirci che continueremo anche con un altro momento di riflessione sullo sviluppo della televisione privata in Italia. E sarà davvero molto, molto interessante e molto importante. Irene, possiamo Grazie. chiudere qui. Grazie di cuore, interessantissimo. Oddio, vedo ci sono un paio di domande. Ancora, io non le vedo adesso, vediamo se. Sì. Ah sì, la posizione ha anche un carattere strumentale. Intravede la possibilità di una cosa legandosi imprenditori vicini. Aiuto, qui ci vuole un altro quarto d'ora però, eh. Allora, dunque. Anche perché tu hai detto con chiarezza prima che lo snodo è stato decisivo, il punto decisivo è stato Allora, quello. in sintesi, cerco di essere sintetica. Allora, il Partito Socialista Craxiano, diciamo, non ama la RAI, innanzitutto. Non ama la RAI perché non soltanto la vedeva come un organismo un po' cattocomunista in quel momento, in quella fase, cosa che non era probabilmente così, ma perché si sentiva il Partito Socialista abbastanza emarginato all'interno della RAI, no? Cioè, no, no? E cercava di guadagnare effettivamente. Insomma, punti di riferimento, non c'è dubbio. Quindi la posizione del Partito Socialista è insieme programmatica, politica e strumentale. Non la definirei però esclusivamente strumentale, anche perché, per esempio, una personalità come Enrico Manca cercò sempre, insomma, no, di tenere, no, alla RAI una posizione, no, di forza. Non era esclusivamente strumentale, perché era anche programmatica e politica. In quel momento il Partito Socialista di Craxi ripensa tutto il rapporto tra il pubblico e il privato, e lo fa seriamente. Recupera, come dire, anche una sensibilità per queste forze nuove che ho cercato di descrivere, che erano forze imprenditoriali nuove, ma che erano anche fette diciamo, della società, dei segmenti, no? Diciamo, dei ceti medi, no? Quindi, le ragioni che portano il Partito Socialista a sostenere, senza dubbio, Silvio Berlusconi sono sia politiche sia strumentali, però strumentali nel senso come si muove un partito politico, insomma, che anche gli altri avevano, diciamo, ragioni che erano di natura strumentali, senza dubbio. Sì, però non Mettete, ecco, l'ultima, vediamo l'ultima. Sì.
Edoardo. Edoardo ti fa un elogio. Vederci. Sì, certo, ma si può dire che certo, la nuova geografia primitiva l'abbiamo detto durante tutta la serata. Sì, Edoardo, no, indubbiamente, cioè praticamente è la questione, soprattutto la questione televisiva, che proprio anticipa no, le manovre che porteranno alla nuova geografia politica degli anni successivi, appunto le alleanze che si configurano negli anni appunto successivi sono quelle proprio che nascono negli anni, in questi anni proprio, e nascono a Milano, in questi anni, a Milano soprattutto. Assolutamente sì. Bene, Irene. Grazie, grazie. Di cuore davvero, una bellissima grazie. Conversazione. E continueremo questo percorso. Grazie ancora. Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.